Domenica 4 maggio si vota in 5 comuni dell'Alto Adige e in 6 comuni del Trentino per eleggere sindaci e consigli comunali. In provincia di Bolzano si vota Brunico, 12.499 elettori, Fielo Scigliar, 2.684 elettori, Ponte Gardena, dove gli aventi diritto sono 140, Sluderno, 1.653 elettori e Tesimo con 1.535 elettori interessati. In tutti i comuni si vota nella sola giornata di domenica 4 maggio dalle 7 alle 22. Gli eventuali turni di ballottaggio sono previsti per domenica 18 maggio. Lo spoglio delle schede comincerà lunedì 5 maggio alle 7. Sul sito della Regione www.regione.taa.it, sotto la voce elezioni, sarà possibile consultare l'affluenza alle 11, alle 17 e alle 22, poi i risultati finali. In Alto Adige sono in funzione oltre 7.300 impianti fotovoltaici. Questi impianti però raggiungono il rendimento massimo soltanto in condizioni ottimali. Il progressivo sporcarsi dei moduli può portare a notevoli riduzioni di resa. In caso di pannelli estremamente sporchi, queste possono arrivare fino al 30% ed oltre. In media si presume una riduzione dal 6 all'8%. Spesso la pulitura automatica tramite pioggia o neve non basta ad eliminare tutto lo sporco. Oltre a ditte specializzate, il costo medio per un impianto di 20 kW picco è di circa 300 euro. Si può provvedere al lavaggio anche in maniera autonoma utilizzando semplicemente dell'acqua. Per chi fosse interessato ad ottenere maggiori informazioni riguardo alla tematica, può consultare il sito del CTCU all'indirizzo www.centroconsumatori.it. Il rifugio Petrarca Altissima, situato sulla cresta tra la Val Passiria e la Val Senales a quota 2850 metri, sarà completamente ricostruito dopo che quest'inverno una valanga ha seriamente danneggiato l'edificio risalente alla fine del 1800. La decisione è stata assunta dalla giunta provinciale altoatesina. Le ipotesi erano due: realizzare una struttura provvisoria, comunque costosa, oppure procedere alla costruzione ex novo del rifugio. I costi di progettazione saranno a carico del comune di Moso in Passiria, mentre la provincia coprirà le spese di costruzione.